Buongiorno mister, Buongiorno. iniziamo subito con come sta la squadra, nel senso che gli infortuni sono stati tantissimi, quindi fare un po' il punto di chi è disponibile, chi torna, e poi se col suo staff si è un po' spiegato le motivazioni che hanno portato tutti questi infortuni. Allora, vorrei fare una precisazione. Diciamo che sono coincise delle partite ravvicinate e purtroppo alcune defezioni. Fortunatamente questi infortuni non sono gravi, quindi già domani recuperiamo almeno un paio di giocatori, con la possibilità anche nella prossima partita di recuperarne altre due, quindi tutto sommato è nell'ordine delle idee di una mezza contrattura o qualcosa del genere. Credo che a questo livello sia una cosa di poco conto, o perlomeno nel momento in cui mancano giocatori così importanti in due partite, non è una cosa di poco conto. Però fortunatamente gli infortuni in sé sono una cosa di poco conto, quindi non sono lesioni, sono state un paio di affaticamenti, mi riferisco a Ciurria e Valotti che sono nei convocati, Dani Motta e Mazzitelli. Probabilmente, almeno per Dani Motta, se le cose vanno bene, ero in dubbio per convocarlo oggi, ma non forziamo. Quindi lo portiamo a sabato prossimo, e Mazzitelli, che forse potrebbe essere anche nei convocati sabato prossimo. Quindi peccato questo susseguirsi di assenze, ma fortunatamente, parlando appunto con lo staff medico e i preparatori, queste cose qua purtroppo sono accadute tutte insieme, tre o quattro insieme, che ti ha fatto perdere nell'infrasettimanale giocatori per un paio di partite. Buongiorno mister. Buongiorno. Volevo chiederle appunto una domanda sulla situazione a centrocampo. Insomma, appunto detto Mazzitelli fuori, Valotti ha recuperato e abbiamo visto anche una bella scena, un abbraccio a fine partita tra lei e Brescianini, che giustamente poi ha motivato nel dopo partita. Volevo chiederle se domani potrebbe arrivare già un'occasione per lui, oppure ha bisogno ancora un po' di tempo, insomma. Ma vediamo, io devo dire che Brescianini sembrava subire un po' la pressione del fatto che aveva giocato con continuità all'inizio. Ricordo con la SPAL che aveva fatto una partita, era entrato a partita in corso e non aveva fatto benissimo proprio a livello caratteriale. L'ho lasciato un po' riposare anche a livello di testa per poterlo riproporre, e purtroppo non ha fatto ancora bene a Vicenza. Chiaramente potrebbe essere della partita, perché ha fatto questi 3-4 allenamenti molto bene. Infatti al ragazzo ho detto di tenere sulla testa, di non aver paura di giocare come sa, perché è un ragazzo con delle qualità importanti. Ci sono anche altre scelte, stanno tutti bene, almeno per quelli che sono convocati stanno molto molto bene. Sono molto contento della condizione psicofisica della squadra, e quindi sicuramente troveremo le alternative giuste a Mazzitelli. Buongiorno mister. Buongiorno. Parlando della partita domani, che gara si aspetta? L'Alessandria sembra in crescita anche a livello di risultati, e poi per quanto riguarda l'attacco, Vignato sarà presente, sarà titolare? Vignato è un'opportunità, è una possibilità. Per quanto riguarda l'Alessandria, come ha detto lei, si è ritrovata dopo un inizio non semplice. Una squadra che gioca in velocità, che gioca in verticale, che è aggressiva, ha un'ottima identità, quindi come tutte le squadre poi che vai ad affrontare, sono partite difficili, devi affrontarle col piglio giusto, con l'atteggiamento giusto, ma la squadra ha dimostrato a Vicenza, quindi poi ho visto anche gli allenamenti di questi 3-4 giorni. Abbiamo alzato un livello importante, quindi la squadra sotto certi aspetti, rispetto sicuramente e mi riferisco alla partita con Cittadella, non deluderà sotto l'aspetto caratteriale, sotto l'aspetto del piglio, sotto l'aspetto del coraggio di fare le cose, perché vedo dei segnali di crescita importanti. Buongiorno mister, in parte mi ha già risposto adesso, volevo chiedere appunto a che punto è il Monza di Stroppa. Magari in percentuale, comunque quanto manca vedere il vero Monza di Giovanni Stroppa,
E un commento veloce su Vicenza, se si aspettava Christian Brocchi con una difesa 3 che poi era più una difesa 5 pura. Sì, per quanto riguarda Vicenza sì, per quello che, perché aveva già giocato nelle precedenti due partite così, e quindi avevamo preparato sia in un modo che nell'altro. Per quanto riguarda la mia squadra ci sono molti segnali positivi, sono molto, l'ho detto poco fa, a Vicenza per lunghi tratti abbiamo fatto veramente molto bene. C'è una cosa che manca, che è determinante, che sono le conclusioni, voler chiudere l'azione, adesso al di là dei gol, ma voler chiudere l'azione, perché quando arriviamo a 20 metri con giocatori che balisticamente hanno nei piedi e nelle caratteristiche la possibilità di chiudere l'azione. Direi che potrebbe mancare solo questo, ma mi sembra che la squadra si sia imposta molto bene nel palleggio, nella capacità di andare in verticale, nel trovare le alternative. A livello caratteriale mi sembra che abbiamo fatto molto molto bene, e quindi bisogna continuare così. Io penso che abbiamo molti margini di miglioramento, uno su tutti la voglia di dominare le partite, la voglia di dominare le partite, di aiutarsi e di determinare anche individualmente le giocate, non solo seguendo uno spartito. Questo è determinante, ma credo che la squadra in questo momento abbia fatto uno step in più. Ciao mister, più a livello personale. Buongiorno. Quanto ti ha dato fastidio pareggiare a Vicenza, dopo una partita che comunque con tantissime assenze, tantissime difficoltà, la squadra si è vista che ha veramente messo tutto quello che poteva mettere? Pareggiare, subire il pareggio, è vero che rimanere imbattuti comunque ti lascia aperta la striscia, però sai, sembra che proprio mancato un filino, anche vedevo le immagini dalla televisione in panchina, avevi un po' lo sguardo come per dire porca miseria. Beh sì, perché c'è un'occasione di Caldirola proprio davanti alla porta che il rimpallo finisce sopra la traversa, colpo di testa di Carlos, il rigore su Vignato, che purtroppo l'ho visto troppo tardi, altrimenti l'avrei detto in conferenza stampa. Sì, arrabbiato, dispiaciuto, perché poi quando vedi che funziona tutto è il risultato poi che ti fa fare un salto di qualità nella consapevolezza di fare le cose. E questa squadra, l'ho detto poco fa e l'ho ribadito poco fa, questa squadra sta arrivando sotto questi aspetti. È una squadra che nel finale voleva il risultato, a fine partita era incazzata, perché mi sono piaciuti i ragazzi che erano delusi dopo la partita, mi sono piaciuti nel piglio giusto, nella voglia di rifarsi, e penso che domani ci sia la possibilità di dimostrarlo. Un'altra domanda, come siamo in tema un po' di Halloween, no? Diciamo che il dolcetto potrebbe essere forse questa classifica, perché comunque, cioè, nonostante non sia stato un monster brillantissimo, cioè siamo sostanzialmente lì. E quindi questa è la parte, diciamo, buona. Poi se c'è qualcosa che fa paura invece di questo monster, del suo monster. No, in questo momento devo dire che ho tutti i segnali positivi. Può succedere anche che non si vinca la partita, ma ho veramente delle certezze che chiaramente me le danno i ragazzi. Ci alleniamo troppo bene, la squadra cresce nelle prestazioni. È vero che manca, sappiamo tutti quello che manca, ma è anche vero che c'è una determinazione, una fase caratteriale che in questo momento sta arrivando, e quindi io mi tengo tutte le cose che questa squadra sta facendo. Potevo avere dei dubbi all'inizio, che erano dubbi di mentalità, di cultura, di conoscenze, ma in questo momento davvero ne ho pochi in questo senso. Perché è la squadra che mi sta dando delle risposte sotto l'aspetto della reazione a quello che sta succedendo, e dopo tutto anche una convinzione nelle proprie capacità. E questo è fondamentale, e quindi, visto che li vedo tutti i giorni, forse mai sono venuto qui a parlarvi con questa sensazione di positività. Ecco mister, una domanda appunto sulla classifica, volevo chiederle, in queste situazioni
quanto è importante guardarla e quanto invece è importante non guardarla, perché è una classifica molto, come ha detto prima il collega, molto stretta, molto corta. Ecco, Giovanni Stoppa, quanto guarda la classifica in questo momento? Ah, delle volte si dice che non bisogna guardarla, no? Perché bisogna vedere la crescita della squadra, deve vedere altre cose per non farsi distogliere magari negativamente da quello che potrebbe essere una posizione su un monitor o su una lavagna. Invece io l'ho fatta vedere, ho fatto vedere dove potevamo essere con due risultati diversi, soltanto due risultati diversi, però con sé e con in mano non arriviamo da nessuna parte. L'ho fatta vedere perché questa voglia di ritornare in campo, di riprenderci quello che meritiamo, deve essere assolutamente la base per dimostrare a noi stessi, non soltanto ai tifosi, non soltanto alla gente, non soltanto alla società, dimostrare a noi stessi che noi meritiamo una classifica diversa, con tutte le avversità del caso, che non devono diventare degli alibi, ma al contrario la possibilità di prenderci tutto quello che questa squadra merita, perché questa squadra, per come lavora, per quello che ha fatto, per come lo sta facendo, ha la voglia di portarsi a casa una classifica diversa. Okay, grazie.